Hello ragazzi, ciao a tutti, bentornati con questa nuova parte The Legend of Zelda A Link to the Past. Ebbene, la scorsa volta abbiamo completato il primo dungeon nel Dark World, dove abbiamo sconfitto praticamente un tartarugone gigante con questo scudo davanti che dovevamo romperli con il martello che abbiamo trovato il Magic Hammer. Fatto ciò abbiamo recuperato la prima Maidens, la prima donzella, comunque discendente dei saggi, che ci ha detto dove si trovano le altre sei. Sono sei, giusto? Sono sei, ok. Le altre sei, gli altri sei dungeon, in realtà sono altri sei dungeon, dove ci sono le altre sei ragazze. Ora, come vedete, là sotto abbiamo il numero 2 in centro, però io stavo guardando anche un'altra cosa, ovvero che magari qualcosina potremmo esplorare. In realtà neanche tanto, per il semplice fatto che abbiamo un martello. Salve? Non mi dovrebbe dire niente lei se mi fa le cure e tutto. In realtà abbiamo solo il martello. Non so cosa ci posso fare col martello, per il semplice fatto che l'unica sua utilità attualmente è stata poter distruggere certi nemici che non potevano distruggere prima, combattere il boss o quello che era. Non è che possiamo farci miracoli, ecco, col martello. Però magari, se riusciamo a trovare qualche altro... Cosa ho piazzato? Ah, oh, una martellata. Se riusciamo a trovare qualche altro oggetto, possiamo magari andare a fare una parte di recupero degli oggetti. Di, boh, che ne so, qualcosa troveremo. Comunque adesso voglio andare un attimo laggiù e andiamo direttamente al secondo dungeon. Se troviamo qualcosa, bene. Cioè, per carità. Però mi sa che non c'è un cacchio, vero? Piano ragazzi, lasciatemi stare. Allora, dov'è che era? Ho recuperato anche una fata, tra l'altro, già che c'ero. Allora, possiamo passare da lì sotto, andare a sinistra, magari anche andare in quella casa. Allora, quello è il palazzo da dove arriviamo. E quindi niente. Proviamo ad andare un attimo là sotto, che vedo che c'è quella casa là e magari riusciamo a fare qualcosa. Permesso. Va bene. Questi? Beh, il martello può servirmi a qualcosa. Questi sono nemici, ok, me li ricordo. E là? This way bomb shop. Mi serve bomb shop? Se mi danno un'espansione delle bombe, sì. E lui lì? Ah, anche voi avete comprato la bomb shop, vedo. Piano. Permesso. Dove passo? Da sopra. No, da sotto. Da sopra. E che cacchio devo andare? Levati. Devo andare al boom shop. Vedere se mi danno l'espansione delle bombe. Va bene. Se no non mi serve comprare una bomba. Ne 10. Ci ho solo il massimo. Se c'è qualcuno qua dentro. Ciao. Cosa sei? 100 rupie per 30 bombe. 30 bombe per 100 rupie. Please buy them, mister. Per favore comprale. No, ascolta amico. No, è che non posso proprio tenerle. But you may need some later. Non puoi portarne altre. Lo so che non posso portarne altre. Ok. Grazie comunque. Allora, sicuramente ci sarà un'espansione del portabombe, perché sennò non mi vendeva 30 bombe quel robo così. Cioè uno spreco. E poi non me le fa neanche comprare. Se volevano i miei soldi potevano farmele comprare comunque. Se volevano fregarmi, dicevano sì sì vai tranquillo. E poi non potevano, non ci stavano tutte. E invece, vabbè, dove cacchio sono finito? Lì. Ah, scendiamo ancora. Ovviamente non sono un cacchio, quindi... Boh. Oh, cos'è quello? Che cacchio è? Ma è un coso di Mario. Fuck. È un coso... È un nemico di Mario. Sono tipo le paranelle, qualcosa del genere. Dai, ma come faccio a farmi colpire? Allora? No, seriamente? Seriamente? Ma vabbè, sì, avevo la fatta, non... Diciamo che non speravo di usarla contro questo coso, però vabbè. Cioè, per carità, eh.
Tanto ci avevo messo non so quanto a recuperarla. Fuck off. Ma guarda te. E niente è fatta. Vabbè, siamo come prima, raga. Oh, mi sa che sono arrivato. E là? Ah, sì. Ok, questo è il secondo dungeon. No, stavo guardando. La sinistra abbiamo un qualcosina. Però andiamo al secondo dungeon. Poi magari dopo il dungeon. Tanto non credo siano delle cose che comunque spariscono. Quindi non è che c'hai un tempo per fare le cose. Come possono essere in altri giochi. Possiamo fare tranquillamente anche dopo. Allora, qua ci abbiamo già un messaggino. Sono io, Sasha. Lala. Ciao amico. Object exists simultaneously in both worlds with similar shapes. No, però sono in un dungeon. If the form of the thing changes, it will affect the shape of its twin in the other world. Allora, ci ha detto che praticamente le cose esistono sia in un mondo che nell'altro, ok? Per dire, questa statua esiste sia in questo mondo che nell'altro nella stessa posizione. Perché per l'appunto sappiamo che il mondo è lo stesso. Ma se un qualcosa cambia in questo mondo, anche nell'altro cambia. Quindi... mi fate spostare questa? No. Ma aspetta un attimo. Posso usare lo specchio qua? Eh no. No, ma infatti è quello che mi chiedevo. No, perché sai. Ok. Sì. Non posso usare lo specchio. E questo lo sapevo, perché ti fa tornare all'inizio. Ma se io esco, dove mi porta l'altra parte? Ma questo non è il dungeon. No, cos'è che era questo? Ah, non era il dungeon. Aspetta. Aspetta. Ah, ci ha detto che se cambi un qualcosa... fuck. No, no, cos'è questo dungeon? Noi non ci siamo andati qua. Va bene. Se cambi un qualcosa da questa parte, cambia anche nell'altra. Quindi noi adesso abbiamo aperto l'acqua. Oh, ma lì c'è un portacuore. No, fermi, raga. Ma chi l'ha visto quello? Oh, voglio. Io ti voglio bene, ma quel portacuore è mio. Non mi rompete le balle, eh. Vai via te. Grazie. Your heart level increased. Ottimo. Era l'unico che ci serviva. Era il quarto pezzo che ci serviva. Va bene. Era lì. Che fai, te ne privi? Allora, fammi vedere che cosa succede. Sì. Non è stata una buona idea. Ok. E con ciò? Abbiamo aperto l'acqua che non posso usare però. Perché non posso nuotare. È un problema. Cosa vuol dire? Io non posso nuotare, quindi? Mi serve un oggetto per nuotare? Possibile. Ma chi me lo dà? Mi serve un oggetto per nuotare, raga. Non ci faccio molto. Scusi? Porca miseria, guarda che c'era un'infamia nascosta nella cosa. Provo ad andare a sinistra, a dire nell'antro. Ma non credo. Non credo ci sia qualcosa. Swamp of Evil. No, niente. No entrance, no escape. Vabbè, io ci vado comunque. Senza mai che... magari non vogliono che entri da questa parte proprio per quello. No, eh. Ma guarda che infame. Sì, madame, ma fanno troppi danni col cuore quelli. Non è giusta sta cosa. Questo è un posto per il martello. Questo sta lanciando bombe a caso. Mico, stai bene? T'a posto? Credo di no. Allora, vediamo. Questo cos'è? Esercizio per il martello? No. C'entra un cacchio.
A meno che... Questo è il casino che si potrebbe creare. Guarda dove sono finito. Oh. Me lo ricordo io questo. Hold up the Master Sword and you'll get the magic of Bombos. Cosa? Che cacchio è successo? This is the Bombos Medallion. Il medaglione Bombos. Its magic makes the ground explode with power. Watch your magic meter. Beh, chiaro. Va bene. Resta il fatto che non ho la roba per nuotare. Questo non mi ha aiutato a nuotare. Ma quanti cuori ho? Aspetta un attimo. Ah no, ok, niente, sono quelli che ho perso. Non ho la roba per nuotare, raga. Abbiamo un problema. Ah, io volendo mi ero segnato il tesoro degli Zora vicino al fiume, che ti trasformava in un pesce. E non vorrei che possa essere quello. Non so dov'è il fiume degli Zora. Però tipo potrebbe essere là in alto. E magari mi serve quel robo lì per appunto trasformarmi in pesce e nuotare. So se ha senso come cosa. A parte che ho lasciato... vabbè, potevamo tipo muoverci dal Dark World. Non lo so. Stupidi cosi, andate via. Possiamo provarci, raga. Posso provare ad andare là sopra un attimo. Devo ammettere che comunque le aree sono molto più grosse dello Zelda 1. Cioè, è sempre quello spostamento, no? Che fai... è sempre quello spostamento che fai ad aree. Del tipo... Che ogni tanto si blocca la scena e si sposta in un'altra. Ma non è più la schermata singola. A parte che qua c'è una casa anche. E proviamo ad andare anche in questa casa. Non è più la schermata che vedi a limitare la roba, ma vedete che comunque si sposta anche un po' di tutto il robo. Ciao? The smell of rotten fruit. If you give me that mushroom, I can finish my brew. Se mi dai quel il fungo, posso finire la roba. Va bene. Va bene. Non so neanche cosa farmene il fungo. E lo prendi... Lo vuoi te? Non so come. Toh. Thank you, young man. Come back to the shop later for something good. Torna più tardi allo shop. Pozioni. Questa blu cos'è? Ah, la verde sarà per la magia. Che palle il cuore là. Ah, fammene prendere un attimo una. Dovrei avere anche una fata, che ho recuperato una fata. Ok, non ho più robe. Dovrei avere anche una fata. Adesso abbiamo anche la pozione. Torna più avanti per una ricarica. Non so cosa sia quella blu. Cosa mi può recuperare quella blu? Tutto? Reds... Ah, ecco, me lo dice. Red is the medicine of life. Cioè, il rossa è per la vita. Il verde è per la magia. E il blu, tutto quanto. Posto. Grazie. Mi ha fatto assaggiare la pozione rossa. L'avevo già assaggiata, ma fa lo stesso. Va bene, ti ringrazio. Buono. The waterfall of wishing is just ahead. La cascata dei desideri? Porca miseria, ma che scemo che sono. Ma la cascata dei desideri non è la stessa casa di Zora. Ma dove va Link? Fermo! Che si butta? Sai che non c'entra con gli Zora questo, vero? Sono andato troppo in alto. Non lo so, forse mi conviene esplorare per l'appunto questa zona qua. Magari. Che magari c'hanno un qualcosa di importante per me, non lo so. Non so neanche dove cacchio sono. Io devo andare sopra là.
Credo, non lo so. Dobbiamo trovare il tesoro che ci permette di trasformarci in pesci. O almeno da quello che ci hanno detto ci permetterà di trasformarci in pesci. Discendo, non me ne frega. Io dove cacchio vado? Anche perché senza quello non possiamo andare avanti, quindi... O almeno... Non possiamo andare al secondo dungeon. Questo è l'Izora? Sì. Sono gli Izora malvagi. È pieno di Izora malvagi. Sta a significare qualcosa? Lo Zoro mi ha lasciato un robo. Sa che non posso andare in acqua. Ah no, ma è acqua questa. Cioè acqua bassa. Acqua bassa finché non vado. Ok. Bellini che escono dall'acqua. Fuck off. Ok, piano. Dove cacchio sto andando? Ma è bellissimo sto posto. Lì c'è un portacuore. Link, fermo. Lì c'è un portacuore e mi sa che ci devo arrivare però con... dal Dark World. Questo cos'è? Questo è strano. Cosa faccio qua? Mi sta andando delle bombe, quindi... Maybe? Lì così. Ben piazzata. No. Col martello? No, posto. Vedi dove cacchio vado? In acqua no. C'è per forza un qualcosa. Da qualche parte. Quello serve a qualcosa. Non so che cosa. Link fermo, basta. Non so che cosa, ma servirà a qualcosa. Io voglio quel frammento là. Vediamo da dove ci arriviamo. Beh, però è stata un'ottima tattica per salvarsi, se no mi avrebbe colpito. Quante bombe mi stanno dando sti cosi? Droppano solo bombe. Il che è strano. Un altro di questi. Un altro di quelli. Non vorrei che fossero ninfe buttate a caso, giusto per dare un po' di... Sto sasso? Perché c'è la roba messa a caso? Ragazzi? Aiuto? Aiuto? Guarda come ti cecchinano. Dove cacchio sto andando? Posso saperlo? Cioè io vado, per carità. Ma non so dove. Basta bombe, non ho più spazio. Devi andare da questa parte. Lì c'è la cascata. Cosa vuoi, piccolo uomo? Hai qualcosa da chiedermi? I want the flippers. Cosa sono i flippers? Voglio i flipper. I just dropped by. Sono solo... Cioè, mi sono perso, sono caduto qua, non lo so, sono a caso. Voglio i flipper? But I don't just give flipper away for free. 500 rupie, ce li ho. Ce li ho. Grazie. One pair of... Non so cosa sono sti flipper. Coming up, I will give you a free bonus with your purchase. Ti darò un bonus gratuito per il tuo compraggio. I will let you use the magic waterways of the sea folk which link lakes and river. Chiaro. When you see a whirlpool, dive into it. You'll never know where you'll surface. Oh, quando vedi un mulinello... Ma che cacchio è sta roba? Un mulinello, ti ci butti dentro e ti teletrasporterai da qualche altra parte, non si sa dove. Hai ottenuto... Ah, forse sono le pinne. Le pinne Zora. With this you should be able to swim. Fuck yes. Fuck yes, even in deep water, quindi anche di qua. Oh. Guarda lì come respira anche Link. Ok. Posso andare giù? Sì. Abbiamo ottenuto le pinne. Allora raga, era quello che ci serviva. Perfetto. Perfetto proprio. Ora devo solo trovare un attimo... posso anche scalare le... No. Vero? No.
Devo, voglio solo trovare il modo per arrivare a sopra a prendere quel frammento. Perché viene a casa con me quello. Fatemi vedere se magari non alla prima cascata qua, ma se vado in là. Guarda, 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 guarda. Quel frammento viene a casa con me, io l'ho detto. Vieni piccolo. Ottimo, allora abbiamo le pinne Zora. Con le pinne Zora possiamo nuotare e quindi possiamo andare a fare il dungeon. Il problema ora qual è? Che non so come arrivarci. Non so come tornare nel Dark World se non passando dal castello. C'è nuota stortissima, è difficile da casare. Siamo sotto il castello. Ovviamente era tutto calcolato. Ciao! Oh, grazie! You seem to be in a heap of trouble. Sembri essere nei guai. Ma ti posso dare questo. Grazie, una boccetta. Gentilissimo. Grazie. E così otteniamo la terza boccetta. Ovviamente, lo sapevo. Tutto calcolato. Non è che volevo semplicemente passare sotto e cercare di capire dove stessi andando, no. Sapevo che bisogna andare lì. Eccoci qua. Allora, vedo che c'è dell'acqua in giro, quindi non vorrei che tipo... E infatti l'acqua è caduta. Come mai? C'è un tempo? Oppure perché ho fatto un qualcosa allora l'acqua è scaduta, che cacchio ne so? Vabbè, comunque adesso possiamo nuotare tranquillamente, quindi... Non lo so, dopo un tot mi sa che torna l'acqua? Spero di no, perché sennò è un po' un casino. Allora, abbiamo detto, per passare così... Quindi mi tocca riaprire l'acqua. Però è strano, io questa cosa non l'avevo fatta prima. Vabbè, cioè, ho detto passerà a destra, no, il cacchio. Questa cosa non l'avevamo fatta quella volta noi? A parte che forse possiamo provare ad andare anche a vedere nella... Nell'acqua lì. Boh, c'era un qualcosa. Allora. Cosa possiamo fare qua? Niente, possiamo andare avanti da questa parte. E basta. Questi cosa sono i Tektite? Sembrano quelle specie di nemici... Cos'è sta roba? Quelle specie di nemici che ci sono in Mario 64, tipo. Quelli che stavano nell'acqua. Era Mario 64? Era Mario 64, sì. Cos'è sta roba? Sono delle bollicine d'acqua. Oh, ancora loro che sparano? Bene. Allora, adesso le rupi mi servono. Quindi le accetto. Piano. Stanno bombardando con queste goccioline d'acqua. Oh, ma ammazzano. Oh, piano, raga. Boni. Non sta neanche guardando che cacchio sto guardando. Cosa ho detto? Dai, fuori. Non sto guardando neanche la zona. Se ho scordato qualcosa. Spero di non morirci qua così. Permesso. Questa spara a caso? Sembra. Allora, il fatto del... Deve poter cambiare il coso con lo specchio. Possiamo solo farlo all'esterno. Non abbiamo chiavi, eh? Se posso spostarlo? No? Qua mi serve dell'acqua. Però io non posso attivare l'acqua dall'altra parte. O esco fuori dal dungeon o qua non la posso attivare l'acqua. Per il semplice fatto che non... che mi riporta all'inizio del dungeon. Quindi, niente. Scordiamocelo. Fuori te. Qua mi serve una bomba di sicuro. Oh, finché possiamo usare queste va bene. Se mi dessero un'espansione delle bombe non sarebbe male, eh? In realtà. Quello cos'è? No, questo cos'è? A che serve quel pezzo di dungeon? Va bene. Te vedi là? Ok, pensate nella casa tua. Non ho visto. Quanti piani? 3 e basta. Va bene. Chiappa la talpa. Forse questo è per spostare l'acqua. Che è sto cosa? Mico? Cos'è? Sembra una leva.
Cosa dovrebbe essere sta roba? Boomerang? No. Cosa dovrebbe essere? Non è una leva? Anche per... No, è l'unica... Ma... I don't understand. Ah, ma allora sì, ma che cacchio, ma muoviti! No, che poi è colpa mia, no? Allora, lì si riempie e noi possiamo andare giù di sotto di là. E che cacchio. Non fa niente. Adesso capisco tutto, però, insomma. Poi sembra che non funziona niente. Ci perdo 3 ore solo per capire come cacchio fare una cosa che andava bene. Quello cos'è? Io che faccio il deficiente. Tra l'altro non ho cancellato neanche la roba che abbiamo preso di Zoro. E che cacchio. È vero. Sono scordato che avevamo la fata. Vai via, vai. Bastardo. Forza. Fuori. Oh, c'ho sti pesci. Che cacchio sono. Oh, ok. Tesorone. Allora, sì, sono solo 3 piani, ma... Sembrano abbastanza grossini. Mi ero scordato che c'avevo la fata. Vabbè, fa lo stesso. Qua posso passarci? No. Sì. Dall'altra parte magari. Pesci infami. Madonna, vi lancio i vasi. Se non è che si mi droppano roba quelli lì. Anche perché sarebbero farmabili in realtà. Oh, c'ho. Vieni, vieni. Fatti sotto. Se avessi il robo... Ah, forse andava fatto così. Va bene, non abbiamo neanche la mappa, ma va bene. E se avessi il lancio della spada sarebbe meglio. Mi tramortisco sti cose. Va bene, la bussola non mi serve. La bussola qua è inutile. Cioè, ancora non avevano implementato magari molteplici tesori nei dungeon... E proprio tesori anche inutili, dico. Per l'appunto dove serviva la bussola. Perché comunque la bussola ti dice dove stanno i cosi. Fuori coi vasi, toh, becca. La bussola ti aiuta molto. Eppure qua ancora non serve. Oh, lì mi serve un cambio di coso. Questo è palesemente un pene. Ma vabbè, facciamo finta di non vederlo. Probabilmente dall'altra parte si passa. Ok, piccola chiave che ci servirà. Boh, prima o poi. Dov'è il cambio di direzione per quelli? Maledetto, te che puoi passarci attraverso. Vabbè. Dove vado? Pieno di zone. Allora, qua possiamo andarci. Non so se la possiamo andarci. Vabbè, abbiamo una chiave, andiamo qua. Tanto pare essere come un classico Zelda. Ovvero che le chiavi... No, lì non posso passarci, mi sa. Qualcosa mi dice che lì non ci passo. Toh. Abbiamo cambiato. Dov'è che mi serviva a cambiare? Allora, aspetta. Stavolta funziona, eh. Va bene. Là sotto non mi ricordo. Dov'è che ci serviva a cambiare? Non qua. In un'altra stanza. Ah, qua. Ok. Abbiamo riempito d'acqua. Ok. E con questo possiamo andare a prendere qua. Che non ci sarà un cacchio, ovviamente. Cos'è quel robo? Ma fa... Era un ciuciù? No, non era un ciuciù. Il ciuciù l'abbiamo visto. E allora era uno schifo e basta. Fuori tutti. Con calma. Altra cosa a forma di pene. Però possiamo spostare. Male. Non mi ha convinto. Per me si può passare lì. Per me si può passare. Vediamo. Se si può spostare bene in un altro modo. Se non mi ammazzo da solo magari.